Una serata dalla doppia valenza, quella che la sezione Avis di Fano ha organizzato assieme ai suoi associati nella giornata mondiale del donatore. Alla base c'è la condivisione dei valori che da sempre l'Avis porta avanti con Vivi il lato sano dello sport. Ritrovarsi per celebrare le iniziative del collettivo e la consegna del premio Goccia della Fortuna, che vuole rappresentare il sommo ringraziamento a coloro che quotidianamente si adoperano per sensibilizzare alla donazione. Il luogo dove la serata ha preso vita è anch'esso carico di simbologia, il centro Itteca di Fano, dove il momento conviviale della serata è stato preceduto da visite guidate alla struttura da parte del presidente. Il vero perno di quello che è l'Avis sono i donatori. E noi dobbiamo dire che in questo semestre stanno proprio rispondendo in maniera generosa con le tante donazioni, e quindi è questo che fa sì che la nostra attività quotidiana di impegno, perché comunque si viene dedicato del tempo libero di tutti, e questo viene ampiamente ripagato da questa generosità dei donatori. Il premio Goccia della Fortuna in memoria di Lamberto Tonelli è stato consegnato alla famiglia di Lamberto dall'assessore al comune di Fano, Marina Barnisi. Questa grande associazione che è l'Avis, grazie.